Allora, buonasera a tutti, benvenuti a tutti quanti. So che qualcuno sta ancora arrivando, però chiaramente noi iniziamo e iniziamo immediatamente con i saluti dei presidenti provinciali che sono tutti qui schierati, allineati per l'accoglienza di tutti i partecipanti. Partiamo in fila proprio da Olimpia, poi passiamo ad Adele, a Claudio, a Luigi Mottola e a Mimma della provincia di Avellino. Grazie. Buonasera, molto sinteticamente sono contenta di ritrovarmi qua e di ritrovarvi qua, in questo albergo, in queste date che sono diventate, grazie all'iniziativa del nostro presidente regionale, un punto di riferimento per tutta la nostra associazione. Grazie per chi è tornato perché è stato bene con noi negli anni passati, grazie a chi è qui per la prima volta e che sicuramente si troverà bene, e grazie ad Antonello Giannelli che ci onora della sua presenza. Buonasera a tutti, grazie presidente Giannelli perché ci gratifica sempre con la sua vicinanza, grazie al presidente De Rosa che riesce sempre a cooptarci per queste occasioni che sono sì di formazione, ma sono un modo poi per condividere e quindi per vivere insieme dei momenti che sono senz'altro importanti in quanto a formazione e in quanto poi a condivisione di quelle che sono le strategie e le emergenze del momento. Ne abbiamo bisogno e per questo motivo io saluto tutti e passo la parola poi a Claudio. Molto contenta di essere qui di nuovo e di ritrovarvi tutti. Vabbè, un caro saluto a tutti, siamo qui, saluti al presidente nazionale, un ringraziamento al presidente regionale per l'organizzazione e ai colleghi delle altre province. E ecco qua, è arrivato il microfono, grazie, e un saluto anche a te perché è l'instancabile lavoratore, il professore Vinci Guerra. Allora, ovviamente due giorni che abbiamo il piacere di condividere, di rincontrarci e sperando che in questi due giorni ci portiamo a casa qualche risposta, perché visto che i temi che sono sul piatto proprio in questo momento, al di là del PNRR e quant'altro, contratto e tutto il resto, il tema che ci interessa in modo predominante, sapete tutto qual è. Insomma, quindi ci auguriamo di avere delle indicazioni, visto che come ANP, non siamo, lo dicevamo poc'anzi, noi come parte sindacale, presidente, non sappiamo assolutamente nulla del dimensionamento ancora, e di no. Sono, ancora no ancora e ci auguriamo no. Che in questi due giorni ci portiamo qualche notizia a casa, anche perché come ruolo di presidente provinciale abbiamo delle risposte da dare giustamente ai nostri colleghi che ci fanno delle domande e alle quali risulta poi a volte imbarazzante non avere delle risposte. Quindi questi due giorni spero che siano, come dire, non dico risolutivi, tanto è un dato di fatto che è un processo che noi dobbiamo, come dire, affrontare in qualunque modo, cercando di farci male il meno possibile, e ci auguriamo che possiamo uscire domenica tutti più felici e sorridenti e sereni soprattutto. Grazie. Buonasera a tutti, mi unisco ai saluti e ringraziamenti al Presidente nazionale e al Presidente regionale De Rosa. È un piacere essere di nuovo qui a Sorrento, tutti insieme a scambiare, diciamo, quelli che sono i problemi, a confrontarci sulle tematiche e sui problemi sul tappeto. Certamente quello che diceva Claudio è l'auspicio di tutti. Abbiamo necessità di chiarezza e di informazioni sul dimensionamento, perché ne va della vita della scuola campana, e quindi ci auguriamo che ci siano indicazioni precise. Buonasera. È un piacere avere con noi per la prima volta Domenica Cirasuolo, che è la nuova presidente della provincia di Avellino. Grazie. Quindi un augurio per il suo lavoro nel prossimo futuro e in bocca al lupo. Grazie. Prego. Grazie.
Ma noi collaboriamo già da un po', è la prima volta certo. che vengo in qualità di presidente della sezione di Avellino. Porto i saluti di tutta la sezione di Avellino e al di là ecco, dei ringraziamenti, queste sono anche occasioni proprio per incontrarsi, per scambiarci delle idee, perché come si diceva prima noi viviamo diciamo in maniera molto isolata, quindi il nostro lavoro a volte ci obbliga a stare da soli e queste sono anche occasioni per incontrarci, per scambiarci delle opinioni e delle difficoltà che sono anche rappresentate prima in qualche modo al presidente Giannelli, che è sempre disponibile all'incontro e all'ascolto anche mentre è in altre faccende affaccendato, diciamo, lo scocciamo sempre. Perché oltre, ecco, vogliamo delle risposte, ma portiamo anche dei quesiti, portiamo sempre anche quelle che sono le nostre problematiche e quindi magari può essere anche, speriamo sia l'occasione per far sentire le nostre voci anche a Roma. Grazie. Allora, grazie ancora a tutti i colleghi delle varie province.